Ragazzi, buongiorno. Come avete visto dal titolo, siamo riusciti a vincere una partita e per questa speciale occasione di questo vlog siamo alla Palla di Pomodoro, luogo caratteristico della città di Pesaro, ma questa vittoria è stata portata da tantissime cose che sono successe durante la settimana e quindi intanto beccatevi questa dronata, come al solito, e poi ne parliamo. Dronata illegale come al solito. Mi presento, perché se per caso qualche vostro amico vi ha mandato questo video. Sono Riccardo Visconti, giocatore della VL, squadra di basket di Serie A. In questi video vi racconto qual è la vita di un professionista. Iniziamo col racconto. La verità è che tutta l'unione degli astri che si sono allineati è iniziata il sabato, prima della partita, ovviamente dopo una settimana di allenamenti, dove io e Valerio siamo stati invitati all'apertura di un nuovo sponsor. Stava celebrando l'apertura del suo nuovo ufficio e c'è stata una benedizione. Una benedizione che io non affrontavo da tantissimo tempo e effettivamente forse era proprio quello che mi serviva. E in questa benedizione, io e Valerio, che non siamo uomini di chiesa, obiettivamente, abbiamo fatto una grande scoperta, ovvero che il Padre Nostro è cambiato. Siamo ai nostri debitori e non abbandonarci. Ha sbagliato. Ha sbagliato. Ecco, io ora non voglio dire che la nostra vittoria sia stata data da un fatto divino e tendenzialmente non voglio che questo vlog prenda una via inerente alla Chiesa, però diciamo che probabilmente era proprio quello di cui avevamo bisogno. E preso da questo momento di bontà, arrivati poi al giorno dopo, il giorno della partita, ho deciso di fare una cosa fondamentale per la città di Pesaro, perché non avevo mai avuto l'occasione. Niente, è stata semplicemente quella di conoscere il Guappo e di offrire la colazione. Il Guappo, per chi non lo sapesse, è il personaggio che è apparso nel mio ultimo vlog, personaggio molto famoso per la città di Pesaro e forse adesso decido se raccontarvi perché cosa è famoso il Guappo. Però le cose sono andate esattamente in questa maniera qua. Non ci siamo mai presentati di persona. Franco. Riccardo, molto piacere. Ci siamo visti sempre in giro all'inaugurazione. Ma qua stanno riprendendo tutti quanti. Ho detto che mi sono venuto a prendere la benedizione, dato il momento esatto. Assoluto, mi sono venuto a prendere la benedizione. Vuoi vedere la partita? Adesso sto sentendo, però sì, dovrebbe essere anche lui stasera. Magari, magari. Così in campo, così. Cioè, però chissà, chissà. Non ci so mai. Io... La benedizione l'ho presa, speriamo adesso che porti bene, perché ne abbiamo discretamente bisogno. Il Guappo è un personaggio famosissimo della città di Pesaro perché è una persona che si presenta a tutte quante le inaugurazioni dei nuovi posti per sostanzialmente mangiare. E quindi il mio tentativo di offrire da mangiare al Guappo era per portarci una fortuna. Il detto è che se il Guappo non si presenta all'inaugurazione di un determinato negozio, quel negozio presto fallisce. E di conseguenza io, pensando questa cosa qui, ho deciso di fare questa cosa. Non avevo però considerato che potesse prendere 4 latte macchiati e 8 brioche, ma è stato comunque un piacere farlo e ha portato i suoi frutti, come vedete. Però dopodiché era arrivato il momento di andare ad allenamento, quindi sono andato ad allenamento. E insomma abbiamo finito anche questo allenamento della mattina. Oggi ho la sensazione che possa succedere qualcosa, che sia in positivo nel caso di vittoria, secondo me il pubblico felicissimo, ma anche in caso di sconfitta potrebbe succedere qualcosa. Ma secondo me adesso è meglio non pensarci, riposarsi, mangiare le giuste cose, andare a dormire e poi speriamo che le cose oggi pomeriggio vadano per il verso giusto. Anche perché sicuramente non siamo stupidi, sappiamo che la partita contro Brescia sarà una partita difficilissima, però noi abbiamo la nuova aggiunta, poi detto fra di noi ragazzi non abbiamo nulla da perdere, niente da perdere, vediamo che cosa succede. Loro sono una squadra unita, compatta, vengono da una delusione della Coppa Italia, quindi saranno anche abbastanza incazzati. Non ci resta che fare quello che sappiamo di dover fare, sperare che vada tutto bene. Ragazzi, ci vediamo direttamente alla partita e poi questo vlog varierà in base al risultato della partita. Potrebbe prendere una svolta completamente differente nel caso di sconfitta. Vediamo, 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 vediamo. Ci vediamo dopo.
alla fine, come avevo percepito prima della partita, qualcosa è successo, ovvero che abbiamo fatto una grandissima vittoria con la prima in classifica e ho la fortuna di aver raccontato nel vlog quanto ci tenessi a questa vittoria, quanto l'aspettassi, quanto soffressi il fatto di non vincere. Però la verità è che non sto a girarci attorno, non sono entrato in campo e questa cosa non è stata per un problema fisico, per cose, è stata una semplice scelta tecnica che si deve accettare. Dato che non posso perdermi l'occasione, cazzo, abbiamo fatto una vittoria dopo 11 settimane, io ho pubblicato 11 settimane senza vittoria, voglio dire anche in questo caso quello che penso è cercare di fare, di trarre qualcosa di costruttivo da questa situazione qui, anche se vi dico chiaramente che è una situazione molto delicata e non facile. Qual è il punto di tutta quanta la situazione? Il punto è che sono felicissimo ed è giusto che io sia felicissimo per la vittoria che abbiamo ottenuto, perché è una vittoria importantissima, una vittoria difficile e soprattutto abbiamo rivinto in casa davanti ai nostri tifosi. Ma quanto è sottile il limite tra l'essere felici ed essere delusi per la propria prestazione, perché è normale che a me abbia fatto star male il fatto di non essere entrato in campo, specialmente dopo aver vinto, perché io ero contentissimo per la vittoria, ma alla fine io quello che ho fatto è stato urlare tutto il tempo. Alla fine, la mattina dopo la partita, al posto che alzarmi col male alle gambe, mi sono svegliato col male alla gola, e comunque il mio contributo l'ho dato sotto quel punto di vista e sotto il punto di vista degli allenamenti sicuramente. Ma è normale che mi abbia fatto male il fatto di non essere entrato in campo. E questo è un quesito che voi mi ponete tantissimo nelle domande inerente a quello che vi succede, alle cose come stanno. E quindi vi darò l'esatta soluzione per superare momenti come questi. Allenamento. Allenamento. E ancora allenamento. Perché io so quello che valgo, so quanto mi impegno. E vi dirò questa cosa qui che magari vi può essere utile, ve lo dico proprio da questo campo qui, che ne parlavo con Tommy Marino in Coppa Italia. La differenza tra un giocatore di Serie A, di Serie A 2 o di Serie B è solamente la testa. Io credo che ci siano molti giocatori tra Serie 2 e Serie B che hanno più talento di me, che sono più forti anche di altri giocatori che giocano in Serie A, ma è importante la questione mentale. Io so quello che valgo, so che sarà sempre così, so che qualche partita fa ho fatto 20 punti proprio su questo campo, dove questa domenica non ho avuto l'opportunità di giocare, ma so che arriveranno altre occasioni e io per quelle occasioni lì dovrò farmi trovare pronto. Quello che è stato il mio ruolo nell'ultima partita è stato supportare i miei compagni alla panchina, fare il tifo, e l'ho fatto con molto piacere. Non posso dire che sono contento di non essere sceso in campo e non è giusto neanche che lo dica, perché sarei poco ambizioso. Ma facendo allenamento, allenandomi seriamente, dando tutto me stesso, se io mi alleno non per fare un piacere agli altri, ma per fare un piacere a me, so che questa situazione si risolve e ritornerò a quello che ero ad inizio campionato. Ci sono altre mille cose positive che mi danno soddisfazione. La vittoria mi ha dato una serenità, sotto un certo punto di vista, incredibile. Vedere i tifosi così felici mi ha dato una serenità incredibile. E adesso bisogna sistemare anche le altre cose. Ed eccoci qua per la conclusione. Sono uscito perché oggi è una giornata davvero clamorosa. È Pesaro, quando c'è questo sole qua, ma anche quando non c'è, sì. Ma in tutte le città, quando c'è questo sole qua, è clamoroso, avendo il mare ancora di più. Io, ragazzi, vi dico che non potevano pubblicare questo video qua perché sarebbe stato in giù. Mancano otto vlog alla fine della stagione e quindi non ne potevo perdere uno. Vi volevo portare in tutto quanto, in tutti gli alti, tutti i bassi, e spero di esserci riuscito anche questa settimana qui. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like se vi è piaciuto il video e state attenti, perché settimana prossima c'è di nuovo la recensione di Leonardo e quindi siamo carichi come delle mine. Ragazzi, alla prossima, ciao ciao!